Giovanni capitolo 9, verso 1 a 41. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e gli spalmò il fango sugli occhi. Egli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è questo colui che sta seduto a chiedere l'elemosina? Che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Egli diceva: sono io. Allora essi gli domandarono: com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Ma gli altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista, e li ebbero interrogati così: è questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori allora risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui. Egli è adulto, parlerà di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli dunque rispose: se egli sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero: tu sei discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro: questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che un uomo abbia aperto gli occhi a un nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi gli risposero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi nel figlio dell'uomo? Quegli rispose: chi è, Signore, che io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. E gli disse: Signore, io credo e l'adorò.
Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui, udirono queste cose, e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Amen. Vogliate sedervi? Padre Santo e Glorioso, grazie ancora per la Tua benedetta parola, ispirata dal Tuo Santo Spirito. E chiediamo al medesimo Spirito che l'ha ispirata e che l'ha affidata ai Tuoi santi nel passato, di potercela rivelare ancora quest'oggi, di poterci far scendere nelle profondità di essa per essere costruiti sempre di più all'altezza della statura di Cristo Gesù, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Osservando la natura ci rendiamo facilmente conto che la luce ha un duplice impatto sul creato, sulla creazione, sulla natura. Essa non solo attira a sé e favorisce la vita e la crescita di molte creature, ma fa anche scappare tante altre creature. Prova infatti a spostare una grossa pietra che, in modo che, non lo so, nei vostri giardini o se andate in campagna, provate questo, in modo che il terreno sottostante sia esposto alla luce del sole. Noterai subito, magari le nostre ragazze possono fare questo tentativo, noterete subito come gli insetti striscianti che vivono al buio della pietra vengono spinti dalla luce a cercare nuovamente i luoghi oscuri che loro amano e nei quali vivono. Quindi non tutti vanno alla luce. Allo stesso modo il Vangelo di Giovanni ci mostra come non tutti vanno alla luce spirituale. La luce spirituale del Vangelo da una parte attira e salva chi? Gli eletti di Cristo. E dall'altra però porta uno scontro, porta un conflitto, porta soprattutto, come abbiamo letto, un giudizio sui non eletti che da tale luce scappano via. È proprio il tema del conflitto tra luce e tenebre, tra fede e incredulità, tra salvezza e giudizio che viene messo ampiamente in risalto in questo capitolo, non solo in quelli precedenti, ma particolarmente in questo. Questo resoconto invita tutti noi a riflettere sul dramma della cecità, non quella fisica, ma della cecità spirituale, e a interrogarci per capire, come abbiamo letto al verso 40, se siamo ciechi anche noi. Ma come lo sappiamo se siamo ciechi anche noi? Rispondendo anche noi alla domanda più importante che può esserci rivolta in questa vita. Non c'è domanda più importante che ci è rivolta, a cui dobbiamo dare una risposta. Credi tu nel Figlio dell'uomo, sì o no? Da questo dipende la tua eternità. Ironicamente all'inizio sembra che sia il cieco nato ad essere avvolto dalle tenebre, mentre alla fine del resoconto di Giovanni sono proprio quelli che pensano di vedere a essere esposti dalla luce come i veri ciechi, e le sorti vengono capovolte nel corso di questi versi. Il cieco nato alla fine ci vede, mentre coloro che sono convinti di vedere finiscono per essere smascherati come veri ciechi. Dunque, con l'aiuto di Dio, vedremo insieme che Gesù è luce, la luce del mondo, nostro primo punto, e è anche la luce che apre gli occhi dei ciechi, e come terzo punto vedremo che Gesù è anche la luce che acceca gli occhi dei vedenti, cioè di coloro che pensano di vedere ma che sono nelle tenebre più fitte. Quindi, come vedete, Gesù è la luce del mondo, ma lui apre gli occhi di coloro che si riconoscono essere ciechi e acceca gli occhi di coloro che pensano di vedere. Oggi
Anche oggi come allora Gesù continua quindi ad essere la luce del mondo. L'abbiamo già visto, nel capitolo 7 lo rivediamo, sotto un altro taglio e aspetto. Lo ridice al verso 5. La luce del mondo presente in mezzo a noi, anche se lui fisicamente è alla destra del Padre, lui però è presente attraverso la sua parola e il suo Santo Spirito, cioè la predicazione del Vangelo e lo Spirito della luce. Luce che illumina il nostro cammino, luce che illumina il nostro interno, la natura dei nostri cuori, determinando il nostro destino eterno. La guarigione del cieco nato segue cronologicamente, se vi ricordate i capitoli precedenti, il discorso che Gesù fece in occasione della festa delle capanne, no? Capitolo 7 e 8. Infatti, se ricordate, durante il rituale dell'accensione delle quattro enormi lampade che erano nel Tempio, accese, se ricordate, in ricordo della colonna di fuoco che accompagnò Israele per 40 anni nel deserto, il Signore proprio in quell'occasione aveva esclamato a gran voce affermando di essere Lui cosa? L'adempimento di quel rituale, cioè la vera luce non solo di Israele, ma di tutto il mondo. E disse che chiunque lo avrebbe seguito, non solo visto, ah ciao Gesù, ma chiunque lo avrebbe seguito non avrebbe più camminato nelle tenebre, ma avrebbe avuto la luce della vita eterna. Capitolo 8, verso 12. E così, in questo episodio odierno, egli dà prova di essere la luce che dà la vita, e non lo fa solo a parole, verso 5, ma lo dimostra anche con i fatti, cioè ridando la vista a un cieco nato, facendo qualcosa, e lo troviamo scritto anche, che nessun altro aveva mai fatto prima, verso 32. Tale segno è molto più che una semplice guarigione fisica, è molto più che una semplice dimostrazione della potenza di questo grande uomo Gesù. Esso dichiara tante cose, tra cui che tutti noi siamo nelle tenebre e che chiunque vuol camminare nella sua luce deve sottomettersi a lui e deve ribellarsi alla sua guida, poiché egli è l'unico che può portare la luce nelle nostre tenebre. Ma soprattutto tale sesto segno che Giovanni riporta è l'imprimatur, cioè la validazione divina dichiarante che Gesù di Nazareth è ancora una volta il Messia promesso. Difatti, quando alla fine Gesù ritrova il cieco ormai guarito, gli domanda: credi tu nel Figlio dell'uomo? Verso 35. Ma perché gli fa proprio questa domanda? Cosa vuol dire il Figlio dell'uomo? Esso è un modo di dire ebraico, e ogni giudeo conosceva bene il significato di quel titolo, Figlio dell'uomo, che nei Vangeli soltanto Cristo si era permesso di arrogarsi, nessun altro. Nel Nuovo Testamento nessun altro poteva dire di essere il Figlio dell'uomo se non il Messia. Esso allude a colui nel quale la perdizione, per esempio, abbiamo tutti un po' di familiarità, no? Per cercare di spiegare cosa significa il Figlio dell'uomo, abbiamo tutti un po' di familiarità. Se io vi dicessi il Figlio della perdizione, chi è? Chi risalta la vostra mente quando dico il Figlio della perdizione? Giuda Iscariota, cioè allude a colui al quale in quale la perdizione si è incarnata. Quindi descrive qualcosa di quel individuo. E immagino ricordate anche quel soprannome che Gesù diede a Giacomo e a Giovanni, che scrive il Vangelo, i due fratelli conosciuti come i Boanerges, vi ricordate? I figli del tuono, quindi figlio dell'uomo, figlio della perdizione, i figli del tuono. Titolo quest'ultimo, figli del tuono, che descriveva cosa? Il loro carattere, il loro temperamento, no? Erano molto probabilmente come i tuoni. Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? Come fece anche Elia? Questi erano i figli del tuono. E così, quando le scritture usano questa espressione figlio dell'uomo, descrivono chi realmente è Gesù. È
il vero uomo. E non semplicemente un uomo in senso generico, ma l'uomo perfetto. Quello che Adamo avrebbe dovuto essere, ma peccando ha fallito di esserlo. Gesù infatti è l'uomo perfetto, dice Paolo, nella quale abita tutta la pienezza del Padre, Colossesi 1,19. È il secondo uomo, in Prima Corinzi dice, ma è anche l'ultimo Adamo, cioè dopo di lui non ci sono altri. Lui è il tipo della nuova creazione, all'immagine di cui ognuno di noi sarà glorificato. Lui è il perfetto e il vero uomo, venuto per strappare dalle fauci di Satana la progenie della donna, vi ricordate Genesi 3,15, per riportare tale progenie dalla prigionia delle tenebre alla libertà della luce, per una nuova comunione con Dio. Al solo sentire pronunciare l'espressione figlio dell'uomo, ogni giudeo avrebbe istantaneamente richiamato alla mente la visione del profeta Isaia, che vide sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Vedete la stessa frase. Daniele 7, ossia la figura del Messia promesso, di colui che sta alla destra di Dio, al quale fu dato, dice Daniele, dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni, lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Quindi questo era il figlio dell'uomo. E quando lui si presenta così, gli altri sapevano bene a cosa stava puntando. Però la luce attira alcuni e respinge altri. Nell'Antico Testamento ridare la vista ai ciechi era infatti considerata un'opera esclusivamente, pensate, del Messia. Isaia 29,18 dice: in quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro e liberati dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. Era un'opera esclusiva del servo del Signore, che abbiamo letto nell'Antico Testamento di Isaia, mandato, dice, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dalle carceri i prigionieri e dalle prigioni quelli che giacciono nelle tenebre. Ecco dunque che il sesto segno compiuto da Gesù non è una mera compassione per uno che sta male, che non ha visto mai dalla nascita, ma è il segno che serve per autenticare che Gesù è il figlio di Dio e non semplicemente un profeta, come il cieco nato afferma al verso 17, ma bensì il figlio dell'uomo promesso, colui che è venuto per distruggere il regno delle tenebre, stabilire il regno della luce e aprire gli occhi con la sua luce, gli occhi dei ciechi. Entriamo nel nostro secondo punto. Tuttavia, per guarire il cieco nato, Gesù segue un procedimento che oggi definiremmo molto bizzarro, no? Egli sputa per terra, fa del fango con la saliva, lo applica sugli occhi del cieco e poi gli ordina: vai, va, lavati nella vasca di Siloe. La più assurda, possiamo dire, tra le tante strane esperienze che mi siano mai capitate nella mia vita da credente, e ahimè ne ho vissute di tante cose strane, in un certo frangente della mia vita, in una certa posizione in cui ero, ho avuto proprio a che fare con uno sputo. Un sedicente predicatore carismatico, mi aveva ricevuto nel suo ufficio anni fa, ufficio sotterraneo di Torino, e forse si era così convinto di essere un discepolo di Gesù che volle addirittura imitarlo in questa pratica dello sputo. Infatti, nel mentre ero seduto di fronte a lui e gli parlavo, mi sputò. Mi sputò in volto, poi lanciandomi dell'acqua dalla bottiglietta che aveva in mano. Io rimasi scioccato, quasi sia forse per lavarmi dalla sua saliva. Saliva che grazie a Dio risultò innocua, cioè non mi ammalai di niente. Non era tempo di pandemia, grazie a Dio, quello. Tuttavia, quello sputo mi aiutò, e come, a vedere meglio.
Mi aprì gli occhi ancora di più sulle tante assurde pratiche, tante assurdità che in certi ambienti carismatici si fanno in nome di Dio quando la scrittura viene letta al contrario. Ma perché Gesù fa tale gesto? Perché sputa a terra e fa tutto questo? Alcuni studiosi sottolineano che il mondo antico attribuiva poteri curativi alla saliva. Non a caso dicevano, quando ti bruci il dito te lo metti in bocca quasi, no, per istintivamente per curarlo. Altri sostengono che usando l'argilla Gesù alluse al fatto che l'uomo era stato creato da dove? Dalla polvere. Proprio come l'uomo era inizialmente fatto di argilla, così Gesù usò l'argilla per restaurare gli occhi del cieco, per mostrare che aveva lo stesso potere su una parte del corpo che il Padre aveva esercitato, potere che il Padre aveva esercitato per creare tutto il corpo, tutto l'uomo. Questo era ciò che veniva creduto per la maggiore dai padri della Chiesa nei primi secoli. Però il fatto è che non ci viene detto il perché Gesù ha agito in quel modo. Non lo sappiamo, non possiamo specularci su. Tuttavia l'Apostolo Giovanni non pone l'enfasi sullo sputo, ma non pone l'enfasi nemmeno sul fango, sull'argilla. Ma dove pone l'enfasi? Se vedete verso 7. Sul comando di andare a lavarsi nella vasca di Siloe, che, come Giovanni si premura di sottolineare, significa mandato. Ecco dove pone l'accento Giovanni. Pertanto potrebbe essere molto probabile che Gesù mise del fango sugli occhi dell'uomo in modo tale che l'uomo avesse un motivo, no? Che spingesse quell'uomo ad andarsi a lavare proprio in quella vasca. È possibile. Ma perché Giovanni ci tiene a dirci che il nome della vasca Siloe significa mandato? Perché? Questa è un'informazione chiave nel comprendere questi versi, nel comprendere perché fa tutto questo. La vasca di Siloe era un punto di riferimento importante per tutta Gerusalemme. Essa prendeva il nome dal fatto che la sua acqua, l'acqua che era contenuta da questa vasca, era condotta o era mandata, era stata mandata, vedete il significato del nome, dalla sorgente vergine fuori dalla città di Gerusalemme, era stata mandata fino a Gerusalemme. Attraverso cosa? Un canale sotterraneo scavato nella roccia del Monte del Tempio. Quindi immaginate, da questa sorgente era stata scavata questo tunnel di 530 metri nella roccia nel 701 avanti Cristo, quando il re Ezechia, suggerito da Isaia, e vedendo gli Assiri, il re Sennacherib pronto ad assediare Israele, disse: ok, per salvaguardare e avere acqua in città, appena loro verranno distruggeranno il canale, perché c'era già un canale superficiale che collegava la fonte con la vasca. Dice: costruiamo uno sotterraneo, così quando loro distruggeranno il superficiale, l'acqua continuerà ad arrivarci. E questa opera, leggete questo in Seconda Re al capitolo 20 o Seconda Cronache capitolo 32, quest'opera è considerata una delle meraviglie ingegneristiche del mondo antico, oltre che un glorioso atto della provvidenza di Dio. Ecco dunque perché Giovanni menziona il nome di tale vasca. Perché Gesù aveva insistito sul fatto di essere colui che è stato mandato da Dio per portare la luce del mondo. Giovanni 8, 16, 18, 26, 29, 42. Lui dice sempre: io sono mandato, mandato, mandato. Ma non solo, se ricordate, pochi giorni prima Gesù aveva interrotto un'altra cerimonia, la cerimonia del versamento dell'acqua durante la festa delle capanne. Acqua attinta da questa stessa vasca, la vasca di Siloe, gridando: se qualcuno ha sete, venga e beva da me. Proprio come la vasca chiamata mandato portava l'acqua vivificante alla città, Gesù fu mandato da Dio per portare la vita, l'acqua della vita salvifica al mondo. Vedete questa analogia? Ora, per rivendicare tutto questo, Gesù manda quest'uomo a lavarsi nella stessa vasca e al suo comando l'uomo è guarito. E
dimostrando che Gesù è colui che diceva di essere il Messia mandato da Dio per essere sia la luce che libera dalla schiavitù delle tenebre, ma anche quello che dà la vita. E dobbiamo notare infatti che l'acqua di questa vasca scorreva proprio attraverso il monte del Tempio. Un altro fatto importante, su cui venivano offerti cosa sul monte del Tempio? I sacrifici. E dove i peccatori si presentavano a Dio per mezzo del sangue dei sacrifici versato per il perdono dei peccati. E tutto questo ci fa pensare che Gesù ci sta anche dicendo che se vogliamo essere strappati dalle tenebre, riacquistare la vista e presentarci al cospetto di Dio, dobbiamo prima andare per fede, in fede, al vero silo e alla vera vasca della vita per lavarci e purificarci nella vasca del sangue dell'agnello mandato da Dio, in modo da essere perdonati, riammessi e in comunione con Dio. Questo è il messaggio che Gesù ha proclamato in tutto il Vangelo, che bisogna credere, ma bisogna anche andare a Lui. Bisogna credere, ma lasciare, prendere la propria croce e andare dietro a Lui. Chi crede nel Figlio, capitolo 3, verso 36, ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui. Credere nel Figlio e andare al Figlio. Ecco perché la guarigione del cieco non significava ancora la sua salvezza. Era stato guarito, ma non era salvato. Non era stato salvato. Doveva ancora vedere, riavere la vista spirituale attraverso il credere e attraverso andare dietro a Cristo. E così anche per chiunque nasce in questa vita. Noi tutti siamo nati ciechi e se vogliamo credere e se vogliamo vedere, scusate, dobbiamo credere in colui che dà la vista e andare dietro di lui. Così anche per coloro che sono nati in una famiglia di credenti o che sono stati battezzati come figli del patto. Il rituale non dona automaticamente la salvezza e nemmeno l'essere evangelizzato o rispondere all'appello o fare automaticamente una meccanica preghiera, una professione di fede meccanica. Tutto questo non salva se non c'è un esercizio della vera fede, credere in Lui e seguire Lui. E questa salvifica progressione, questo contrasto tra luce che vince sulle tenebre, è quello che vediamo in questo episodio accadere nella vita di questo cieco guarito. Lui, guarito fisicamente, viene interrogato dai conoscenti, no? Incontra Gesù, viene guarito, poi viene interrogato dai conoscenti, e quando interrogato, dalla risposta data, capiamo che per lui Gesù era ancora un tale, era ancora uno sconosciuto, non l'uomo perfetto, ma era un uomo che si chiama Gesù, ha risposto al verso 11, pensate, che ha fatto del fango e glielo ha messo sugli occhi. Tuttavia, interrogato nuovamente dai farisei al verso 17, risponde diversamente, dice, è un profeta colui. Inizia già la luce di Dio a penetrare in lui e lui inizia a capire che non è di fronte ad un uomo qualunque. E lui corregge la dottrina addirittura, si pone contro i farisei e inizia, in un certo senso, già a muoversi e a identificarsi come un discepolo di Cristo. Questo è un po' quello che è accaduto nella mia vita, no? Quando ho iniziato a leggere la Bibbia ed ero cattolico romano e dicevo, ma chi sono questi protestanti, questi evangelici che pensano di avere la verità? Però più leggevo, più mi confrontavo con i preti cattolici e più mi sentivo parte dei protestanti, finché non mi sono dovuto arrendere, ho detto sono come loro. E questo è quello che è successo a quest'uomo. Tuttavia, quel che i giudei hanno rigettato, quando poi lo rigettano, dico tu sei un suo seguace, via dalla sinagoga, via dalla vita sociale di Israele, via dalla vita economica e politica di Israele. Cosa fa? Lui ha deciso di perdere tutto pur di perseguire la verità. E la verità non ha tardato ad andare da lui.
Quello che i giudei hanno rigettato viene accolto dal Signore, che lo va a cercare. Pensate, il Signore lo va a cercare e lo trova. E completa la salvezza ponendogli la famosa domanda chiave riguardo proprio alla salvezza. Credi tu, non in un profeta, nel Figlio dell'uomo. Credi tu nel divino Salvatore che è venuto dal cielo sulla terra e ritorna in cielo con autorità per giudicare vivi e morti. Ma come coloro che iniziano a muovere noi i primi passi nel Vangelo, pur vedendo sprazzi di luce, quest'uomo sta ancora brancolando nella sua cecità spirituale. Quanto ci è voluto per noi, una volta illuminati dalla Scrittura, no? Di ricevere quella benedetta salvezza. E allora chiede a Gesù informazioni sul Figlio dell'uomo. Chi è quest'uomo, questo Figlio dell'uomo, o Signore, perché io creda in Lui? E vi voglio fare attenzione che al verso 36 il Signore con cui lui chiama Gesù non è Signore lettera grande. Lui ancora non lo riconosce come Kurios, il Signore dei Signori. Lui usa questo termine in senso diciamo rispetto e galanteria. Quindi lo dovremmo intendere come Signore con la lettera minuscola. Notiamo che la risposta di Gesù consiste nell'indirizzare a sé la fede di quest'uomo. Lui dice, ok, tu stai credendo già che c'è qualcuno di speciale che ti ha fatto questo. Adesso unisco quello che tu credi a ciò che io sono e vedremo cosa succede. Tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Bam! Ora gli occhi spirituali del cieco sono veramente aperti. Lui ha collegato tutto e comprende che quell'uomo di nome Gesù è non un uomo qualunque, è il Messia, il Figlio dell'uomo mandato, vedete? Il vero Siloe è mandato da Dio per pagare il suo riscatto, per portarlo dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù di Satana alla comunione piena con Dio. L'uomo infatti ora crede e cosa fa? Perché nel verso 38 lui dice Signore ed è lì lettera grande. Perché crede e adora Gesù come non come un uomo, un profeta, ma come il Signore, il Figlio di Dio e Salvatore. E infatti disse Signore io credo e cosa fece? L'adorò. Non si poteva adorare un uomo, non si poteva adorare un profeta qualsiasi. Adorare nel verbo greco è un atto di prostrarsi con riverenza ed estrema sottomissione e si fa nei confronti di Dio. Ha riconosciuto Cristo essere il suo Dio. Tuttavia, se in tale resoconto, da una parte assistiamo al glorioso passaggio dalle tenebre alla luce, no? Di un'anima cieca, dall'altra parte vediamo compersi la più tragica parola di Giovanni, cioè l'indurimento dei farisei, per i quali la luce, dice Giovanni al capitolo 1, è venuta in casa loro ed essi non l'hanno riconosciuta. E vediamo che la stessa luce che ha aperto gli occhi del cieco è anche la luce che acceca gli occhi dei vedenti o di chi pensa di vedere. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli, disse Gesù in Matteo 5. E quel che manca ai farisei è proprio la povertà di spirito, il non voler ammettere di non sapere. Noi sappiamo, se leggete verso 28, 29, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato. Ma in quanto a costui chi è? Vedete la differenza? Gonfi per quanto sono della loro falsa conoscenza, falliscono di vedere proprio il Figlio dell'uomo, colui che Dio ha mandato per la loro salvezza. Lo giudicano con la legge di Dio dicendo che lui ha trasgredito il sabato, lui che è la legge fatta carne. Vedete quanta arroganza. Certo, è una buona notizia che noi abbiamo questa parola di Dio stampata a disposizione di tutti, ma c'è un tragico modo per rimanere ciechi anche quando leggiamo la parola di Dio, quando ascoltiamo la predicazione della parola di Dio. Ed è l'avvicinarsi ad essa con la propria orgogliosa arroganza, affermando io so, noi sappiamo, rifiutando di essere istruiti da essa. E purtroppo ne trovo tanti di questi.
che si mettono sopra la parola e continuano a rimanere nella loro cecità. Così come i farisei di allora, la gente di oggi continua a rifiutare Cristo e la sua luce per non rinnegare se stessi o mettere in dubbio le proprie tradizioni e credenze su questo o su quello. Gli ebrei continuano a rifiutare il Vangelo pensandolo come un'apostasia del giudaismo, cioè una setta. Noi siamo discepoli di Mosè. Chi è questo Gesù? Il cattolicesimo romano non è da meno. Emerso dalla Chiesa primitiva, rovinosamente deragliato dalla verità, condannando ufficialmente il Vangelo di Cristo nel Concilio di Trento. La Chiesa cattolica romana è una setta. Non predica e non crede nel Vangelo. Questo è ciò che dice la Scrittura. Non lo dico io, misero uomo salvato per grazia. Perché pur di difendere il proprio potere e la propria tradizione antibiblica, continua a tenere nell'ignoranza le persone. Non a caso una delle cose più difficili per un cattolico romano è rompere con la propria tradizione. Io sono nato cattolico e morirò cattolico. Ma nessuno è esente da tale arroganza, nemmeno noi. La stessa cosa può accadere nelle nostre tradizioni protestanti, nelle nostre tradizioni riformate. Quanto sarebbe più semplice accettare questa o quella dottrina biblica, seppur essendo grati per la nostra eredità e tradizione, no? Riformata o protestante, lasciamo che tali tradizioni siano sempre serve e mai maestre di Gesù. Cioè la tradizione deve essere sotto Cristo, sotto la parola di Dio e mai sopra. Altrimenti anche noi arriviamo a farci delle dottrine antibibliche. C'è un punto lungo, e con questo mi avvio alla conclusione, lungo lo spartiacque continentale americano. Praticamente il continente americano, l'America del Nord, ha una catena montuosa che divide in due il continente. No? Si chiama spartiacque continentale. In alto, nelle montagne dello stato del Colorado, ci sono delle acque di un ruscello. Il Colorado più o meno si trova al centro dell'America del Nord. C'è un ruscello che ad un certo momento si separa in due corsi d'acqua, piccoli corsi d'acqua, e inizia a prendere una direzione diversa, proprio opposta. Uno va ad est, l'altro va ad ovest. Un corso finisce nel Pacifico, cioè diventando fiume, quindi uno diventa prima il fiume White, poi il Grand River, poi il Colorado e va a finire nel Golfo della California. L'altro corso d'acqua, partendo tutti da un piccolo ruscello, l'altro corso d'acqua diventa il North Platte, il Missouri, il Mississippi e va a finire nel Golfo del Messico, nell'Oceano Atlantico. Quindi, come vedete, inizia dallo stesso corso d'acqua e poi si divide. Ma come? Come succede questo? Due gocce della stessa acqua, una accanto all'altra, trovano due destini ad un certo punto diversi. Quando? Quando succede questa deviazione? Quando c'è questa divisione? Quando colpiscono quell'unica roccia che è presente all'interno di questo ruscello. L'acqua arriva, sbatte sulla roccia, si divide in due e da lì fiume va nell'Atlantico e l'altro va nel Pacifico. Lo stesso vale per Gesù Cristo, la roccia che divide l'umanità in due progenie. C'è la progenie del serpente, c'è la progenie della donna. E la divisione di questa progenie arriva quando impattiamo di fronte a questa domanda. Chi credi tu nel figlio dell'uomo? Bam! O vai da una parte o vai dall'altra. La risposta a tale domanda sancisce il tuo corso verso la vita eterna o verso la morte eterna. Ecco perché Gesù afferma: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, al verso 39, per essere la pietra angolare per alcuni, cioè quelli che vogliono costruire su di me, ma per essere la pietra d'inciampo per altri, pietra che sui quali sarà scagliata e saranno sfracellati, affinché quelli che non vedano, dice, vedano, e quelli che vedano diventino ciechi. Dunque, credi tu nel figlio dell'uomo?
Questa è la domanda che determinerà il tuo destino eterno. Alcuni, come l'uomo a cui Gesù aveva aperto gli occhi, rispondono credendo ed entrano attraverso la fede nella vita eterna. Altri, come i farisei, basandosi sulla loro presunta conoscenza, sul loro orgoglio, la tradizione, ostinata volontà, sbattono su Cristo sulla pietra e finiscono per essere separati da Dio per l'eternità. Pertanto vi esorto a non prendere la questione alla leggera. Credi tu nel Figlio dell'uomo? Ti chiede non il sottoscritto, ma Gesù. Se tu, come quest'uomo, non sei del tutto sicuro di chi egli sia, questo Figlio dell'uomo, non c'è problema. Allora rivolgiti alla parola di Dio e chiediglielo sinceramente, senza avere preconcetti, per dire io so, io, noi sappiamo. Dio condurrà l'onesto ricercatore alla salvezza attraverso l'insegnamento della Bibbia. Ma se tu, come i farisei, ti rifiuti semplicemente di vedere, sappi che la possibilità di essere salvato potrebbe non esserti più data. Cristo può ritornare anche adesso per giudicare il mondo, oppure la morte può bussare a noi in qualsiasi momento. Perciò dice lo scrittore agli ebrei: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori, perché molti israeliti non vi poterono entrare nella vita eterna a causa della loro incredulità. Ma sappi anche che la via per la vita eterna è semplice. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, dice Paolo, Atti 16. Se hai già risposto credendo in Gesù, considera questa fede come il tuo bene più prezioso. Fissa i tuoi occhi sul tuo meraviglioso Salvatore, dedica la tua vita ad adorarlo e a servirlo, e non voltarti mai indietro verso l'oscurità, ora che i tuoi occhi sono stati aperti per vedere la sua meravigliosa luce. Vogliamo pregare. Padre, noi ti ringraziamo per la pietra vivente, la pietra angolare su cui le nostre vite vengono edificate, ma grazie anche per la pietra che è divenuta inciampo, pietra d'inciampo per coloro che sono nelle tenebre, perché con gli uni e con gli altri, come anche abbiamo visto nello studio giovedì, tu Padre sarai glorificato verso gli uni mostrando la tua grazia, verso gli altri mostrando la tua giustizia. Quello che solo noi ti chiediamo è che nella tua insaziabile e instancabile misericordia tu possa concederci di vedere molti salvati da quella pietra, molti che prendono il percorso della vita eterna qui in questa città, nelle nostre famiglie, in questa nazione. Padre, dacci grazia di essere portatori del Vangelo di Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.